Final Four, dopo la prima semifinale, la Coppa d'Oro sorride, vittoria 3-0 e abbiamo qui coloro che sono stati l'artefice della porta inviolata da parte della Coppa d'Oro e i due portieri della Coppa d'Oro, Ambra Torrioni, che è qui vicino a me, e Vanessa Litta. Com'è andata questa partita, ragazza? Hanno appena finito, sono ancora sudate, diciamo, no? Ancora con la maglia bagnata. La tensione ancora si sente, abbiamo giocato bene, abbiamo fatto bene sia dietro che in attacco, sono veramente soddisfatta, abbiamo fatto molto bene. Ecco, quando è che è stato il momento un po' più critico della partita? Il primo tempo un po' me la sono vista brutta, però piano piano stavo un po' con l'ansia, invece dopo un po' mi sono sciolta. Ecco, ricordiamo che il primo tempo si è concluso con il parziale di 1-0, quindi un vittoria solo di misura per la Coppa d'Oro, che poi nella ripresa è riuscita ad allungare. Però diciamo si è visto una certa supremazia del campo sin dalle prime battute da parte della Coppa d'Oro. Sì, loro come squadra proprio giocano molto in difesa, quindi ce l'aspettavamo che ci aspettassero dietro. Abbiamo fatto belle cose, sono contenta di come è andata la partita. Sì, adesso come festeggerete dopo questa bella vittoria? Andiamo a ubriacare. Si festeggia domani, non si festeggia prima. E quindi rimarranno concentrati in attesa poi della finale, che le vedrà ancora protagoniste domani. E diciamo, c'è stato a livello, anche sempre tornando sulla cronaca della partita, c'è stato a un certo punto un episodio che poteva, diciamo, un po' riaprire la gara con la punizione dal limite. Sì, c'è stata una punizione al limite, per fortuna non sono riuscite poi a concretizzare, noi ci siamo chiuse bene, è andata bene. Ok, quindi a queste due splendide ragazze facciamo un in bocca al lupo grandissimo per la finale di domani, sperando per loro che riescano ancora a mantenere la porta inviolata. Noi ci proviamo, no? Anche io ci proverò. Grazie.